Buongiorno, benvenute e benvenuti. Io non ho alcun ruolo istituzionale, diciamo, sono come voi ospite questa settimana del Consiglio regionale della Regione Puglia. Sono Elvira Zaccagnino e sono la direttrice delle edizioni La Meridiana, che è la casa editrice che ha dato il via 3 anni fa al progetto Lettori alla Pari. Un progetto nel quale noi mettiamo al centro i lettori e il loro diritto a poter leggere nei modi e nelle forme attraverso le quali per loro è possibile leggere. Io ringrazio le docenti e le dirigenti che vi hanno permesso stamattina di essere qui e di fare questa esperienza con noi. Ringrazio, partiamo dall'assente, Ludovico Abaticchio, il garante dei diritti dei minori e dell'adolescenza della Regione Puglia, e Piero Rossi, che è il garante delle persone detenute, che hanno permesso a questo progetto di fare tappa nel luogo più importante della Regione Puglia, che è appunto il Consiglio, dove i diritti di tutti i cittadini e di tutte le cittadine della Puglia trovano sono elemento di discussione e anche di protezione, posso dire. Perché chi siede normalmente da queste parti, cioè la Giunta e lì i consiglieri, si occupano appunto della vita di ciascuno di noi, delle nostre condizioni, quindi fanno le scelte che per noi sono importanti. Quindi per noi è molto importante essere qui e ringrazio stamattina l'incontro che noi abbiamo immaginato in questa tappa e con l'assessora al welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, che è qui con noi. Quindi Piero Rossi è con noi, anche Rosa Barone. Invece abbiamo come rappresentante di Ludovico Giuseppe Del Grosso, che è il funzionario dei due garanti e gestisce appunto tutta la parte di attività sostanzialmente che i garanti portano avanti. E qui, e poi gli chiederò di intervenire, a rappresentare l'assessora invece alla cultura, perché questo è un progetto di welfare culturale, poi magari verrà fuori nella mattinata, abbiamo Michele Cataldo, che è in rappresentanza di Grazia, che rappresenta l'ufficio La Cultura, e quindi Grazia Di Bari, che stamattina non poteva essere con noi, ma è stata con noi ieri pomeriggio. Che cosa faremo stamattina? Stamattina entreremo un po' in questo progetto attraverso il racconto che vivremo un po' tutti, persone, utilizzo la parola diversamente abili o con abilità diverse da quelle che noi normalmente riteniamo abilità, hanno imparato a metter fuori, grazie al lavoro che con loro fanno quotidianamente, fa con loro quotidianamente una cooperativa, che è una cooperativa, la cooperativa Zip di Bitonto. Perché in questo progetto, oltre a far conoscere i libri accessibili, noi facciamo in modo che le realtà, i mondi, entrino in contatto tra di loro. Perché noi parliamo sempre di diversi da noi, altri da noi, però come loro vivono il mondo, lo stesso nostro mondo, è sempre un grande problema per noi, non lo conosciamo. Quindi a noi piace farcelo raccontare da loro e farci dire anche da loro come hanno studiato, hanno letto, come vivono nella realtà. Perché guardate, questo ci aiuta poi a pensarlo meglio insieme, il mondo che viviamo tutti i giorni. Intanto sta arrivando Giovanni, credo, vero? Che può scegliere dove trovare la collocazione. Quindi io aprirei questa giornata, questa mattinata, in questo modo. Noi abbiamo chiesto a Claudio Imprudente, che è presidente onorario del CDH Caparlante di Bologna e che è stato un po' l'ispiratore anche per noi come casa editrice di questo progetto, di mandarci un suo video, che ora facciamo andare. Io antepongo Claudio a tutti quanti voi, permettetemi questo, perché credo che Claudio in questo saluto ci permetta di entrare immediatamente in un mondo più ampio di quello che noi abitualmente siamo in grado di vedere con i nostri occhi e i nostri occhiali. Quindi io chiedo, se possibile, di far andare il video di Claudio. Buongiorno a tutti.
sono, c, cl, cla, clau, Claudio, im, m, p, imprudente, p, pr, pre, presidente, o, n, onorario, d, de, del, c, c, del centro, d, di, documentazione, d, di, handicap di Bologna, r, ri, n, ng, vi ringrazio, p, pe, per, a, av, avermi, d, da, t, dato, l, lo, c, l'occasione, d, di, q, que, di questo, m, b, br, bre, breve, breve momento, c, cr, cre, d, credo, c, ac, che, credo che, p, pe, per, u, un, per una, d, de, m, mo, democrazia, e, f, fo, n, d, fondata, d, da, m, me, n, nt, nta, l, le, f, è fondamentale per una democrazia, d, da, r, dare, a, t, a tutti, l, la, o, p, l'opportunità, d, di, e, s, di essere, p, pre, pro, protagonisti, d, de, del, della, p, pr, pro, p, della propria, e, s, esistenza, c, co, s, cosa, v, vo, g, cosa voglio dire, l, la, p, pe, r, s, persona, h, a, i, d, c, co, n, d, di, s, la, le persone con disabilità, h, a, n, hanno, i, il, d, di, il diritto, e, i, il, d, e il dovere, d, di, e, s, essere, p, pre, protagonisti, d, de, del, della, p, pre, pro, p, pre, della propria, v, della propria vita, e, l, e, u, un, una, r, ri, v, v, è una rivoluzione, c, q, culturale, e, p, po, l, e politica, u, un, una, p, pe, r, q, perz, so, una persona, c, co, con disabilità, h, a, l, la, p, po, s, possibilità, d, di, a, di, c, ca, cambiare, i, il, c, il, co, r, n, nt, te, il contesto, d, c, co, con, c, n, cu, con cui, v, vi, viene, a contatto, m, ma, b, b, s, ma bisogna, b, c, cre, cre, crea, creare, d, de, dei, c, co, dei contesti, i, in, c, in cui, l, la, a, s, la, c, c, s, l'accessibilità, e, u, n, una, c, co, s, una cosa, f, fo, n, d, fondamentale, s, se, n, nz, senza, a, c, accessibilità, n, no, non, c, non c'è, d, de, m, democrazia, l, la, d, di,
S, la disabilità. A, I, aiuta. A, C, cr, cre, a creare. U, un, una. P, po, l, li, una politica. P, pi, più. I, n, più inclusiva. U, un, un l, un li. B, br, un libro. A, c, c, accessibile. E, u, un, m, mi, c, cr, è un micro. G, g, s, è un microgesto. D, di, u, un, una, c, q, cul, cultura. D, de, b, mo, democratica. E, c, cr, cre, d, e credo. C, h, che, i, in, p, ip, p, po, l, i politici. H, a, n, anno. U, q, que, s, st, questa. M, mi, s, si, missione. C, cr, cre, a, creare. D, de, dei. C, co, n, dei contesti. D, di, f, fi, d, du, dei fiducia, creare dei contesti di fiducia. D, do, v, dove. L, le, p, pe, le persone con disabilità. P, po, s, possano. E, s, sp, esprimersi. E, u, e, q, que, s, st, questo. E, u, un, una. B, be, l, bella. S, sp, s, sf, sfi, è una bella sfida e una bella responsabilità. P, pe, per, v, vo, per voi. P, po, l, politici. G, gr, gra, grazie mille. E, c, p, ecco. N, nt, nti, n, e continuate. A, c, cr, a creare. D, de, dei, c, dei contesti. I, in, inclusivi. B, bu, buo, buon, buona. V, vi, buona vita. A, a tutti voi. Salve, io sono Luca Scenci, sono educatore del, e formatore del Centro Documentazione Handicap e coordinatore del laboratorio LibraArts di produzione di libri in simboli. Il fatto che Elvira Zaccagnino, direttrice della Meridiana, sia lì con voi è un po' il collante che ci fa parlare oggi, è proprio legato alla produzione, al laboratorio che abbiamo di produzione di libri accessibili. In questo spazio siamo proprio nella nostra biblioteca e la peculiarità del nostro laboratorio LibraArtsy è proprio quello che sono le stesse persone con disabilità che vanno a creare un prodotto inclusivo, come lo chiamava Claudio, questo libro che già rappresenta un micro gesto di democrazia comunque importante. Il CDH nella sua storia ha sempre perseguito, sempre cercato l'autodeterminazione della persona con disabilità, il bisogno che la persona con disabilità possa esprimersi, creare dei contesti, come raccontava Claudio, dove la persona con disabilità, con qualsiasi disabilità, possa mettere il proprio mattoncino, possa mettere il proprio sapere, la propria voglia per dare un proprio contributo culturale alla società. Con la produzione di libri facciamo un po' questo: ogni persona con disabilità, a seconda di quello che riesce a fare, mette il proprio mattoncino e alla fine creiamo questo libro accessibile. Quando parliamo di accessibilità, noi ci teniamo, come CDH, a sottolineare che non stiamo parlando di lavori per le persone con disabilità, parliamo anche di lavori per persone con disabilità. E questo è un esempio che si può fare su tante cose, no? Quando parliamo di barriere architettoniche, abbattere le barriere architettoniche,
sembra che vogliamo fare un favore ai disabili. Abbattere le barriere architettoniche vuol dire creare un mondo migliore, creare un mondo dove la nonnina che fa la spesa col carrellino, la mamma col passeggino, io che mi sfondo una caviglia perché vado a giocare a calcio a 40 anni, eccetera, eccetera, possiamo entrare nei luoghi, fruire dei servizi. Per cui accessibilità fisica cosa vuol dire? Vuol dire creare un mondo migliore. Il bagno, c'è il bagno per gli handicappati, ti dicono nei locali. Bagno per gli handicappati vuol dire avere un bagno più spazioso, dove la luce si accende da sola, dove il water è più spazioso. Allora, quello non è un bagno per gli handicappati, è un bagno che è migliore rispetto a un bagno con magari una turca. Quindi non facciamo l'errore di pensare che accessibilità, lavorare sull'accessibilità vuol dire fare un favore a chi ha una disabilità, vuol dire rendere un mondo migliore, questo è quello che creiamo al CDH. Idem, e chiudo poi con i libri che produciamo, questi libri, appunto, la comunicazione aumentativa alternativa, nasce per essere un linguaggio universale da Charles Bliss, nasce in una maniera simile a quella dell'esperanto, poi diventa utile per le persone con disabilità, ma nell'uso che facciamo noi vediamo quanto può essere utile per chi non conosce la lingua, come persone magari appena arrivate nel nostro territorio, per bambini in età prescolastica di 4, 5, 6 anni che si stanno iniziando ad approcciare con la lettura e con la scrittura, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo continuare noi ad aiutare la politica a costruire questi contesti di cui parlava Claudio, questi contesti inclusivi, perché crediamo che accessibilità, inclusione, voglia dire semplicemente creare un mondo migliore per tutti, non per la disabilità esclusivamente. Io credo che la maniera migliore di introdurci ai temi, diciamo, del progetto, ai temi anche alla giornata e ai temi di discussione, Claudio li abbia messi tutti. C'è un libro e un microcosmo, un microambiente che ci permette di sperimentare l'accessibilità. Noi come casa editrice siamo partiti dai libri e stiamo scoprendo, anche grazie alla rete di persone che ci hanno accompagnato, ci stanno accompagnando, sia a livello istituzionale che a livello di associazioni, anche di scuole scolaresche. Ora è arrivata, sono almeno altre due classi, due o tre classi. Tre classi. Di dove? In provincia di Foggia. Ci fa piacere, benvenuti anche a voi. Noi stiamo scoprendo appunto che un mondo accessibile, che pensiamo accessibile a persone che hanno delle difficoltà, poi diventa un mondo più bello anche per noi, dove anche noi abbiamo meno difficoltà. E quindi io passerei la parola a Rosa Barone per il suo saluto. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, soprattutto perché effettivamente anche solo ascoltare le parole di Claudio in qualche modo ha già dimostrato e già raccontato tutto quello che potremmo dire, perché ascoltarlo da chi lo vive, da chi in qualche modo ha utilizzato questo strumento, in questo caso abbiamo visto un tipo di lettura, diciamo, alternativo, e se vedete mi faceva impressione, insomma, mi faceva strano che Claudio laddove leggeva non aveva la lingua di fuori, mentre laddove poi, insomma, smetteva di leggere aveva la lingua di fuori. Indicativamente, probabilmente laddove era concentrato, probabilmente più si sentiva anche, diciamo, concentrato nel dover in qualche modo parlare. Quindi è anche una bella cosa, è un momento di normalità, come tutti noi quando stiamo, non so, dobbiamo parlare, magari abbiamo un altro atteggiamento. Quindi effettivamente sono piccoli strumenti, piccoli gesti, e sicuramente libri, questo modo di diffondere una cultura, è un modo di leggere, di poter rapportarsi ai libri in maniera diversa, in maniera molto più, diciamo, originale, ma anche a 360 gradi. Prima la dottoressa mi raccontava giustamente come hanno scoperto, stanno scoprendo passo passo quanto ci sia di mondo, di difficoltà per tante persone, e quanto i libri possano essere utili, un mezzi strumenti di questa maniera che possano in qualche modo raccontare diversamente anche qualcosa che per noi, insomma, che ci riteniamo più o meno normali, sono invece rapportati in qualche in modo appunto normale. Invece effettivamente prima Elvira ha detto benissimo, non sono diversamente abili, ma al contrario, anzi la utilizzerò, l'ho segnata, sono abilità speciali, e noi la nostra struttura è il fatto che noi riteniamo di avere confini, ma i confini tramite questi strumenti vengono non solo superati, ma probabilmente anche raddoppiati, e chi utilizzerà avrà
insomma, la possibilità di utilizzare questo tipo di strumenti sicuramente vedrà la loro vita migliorata. Noi siamo chiamati tutti a migliorare la vita delle nostre, delle persone che ci sono a fianco, ognuno col proprio ruolo, ognuno con la propria responsabilità. Anche voi siete chiamati a migliorare la vita di chi è a fianco. Nessuno può sentirsi esonerato da questo compito. Voi siete, come dire, aiutare magari il compagno che è più in difficoltà, che magari ha più problemi magari nel leggere piuttosto che nel scrivere, magari chi ha magari più, più timido. Cioè tutti noi dobbiamo aiutarci. Noi in questo modo, oggi con questo metodo, questo progetto che avete portato un po' in giro per la Puglia, avete dimostrato di poter aiutare chi ha difficoltà magari a leggere, chi ha difficoltà in accessibilità, che sembra banale, invece fondamentale, perché la lettura e i libri sono fondamentali per la crescita e per la cultura e per il migliorare la vita di ognuno di noi. Quindi indubbiamente è un bellissimo modo di intendere come dire, l'accessibilità, ma è un bellissimo modo di intendere, diceva benissimo Luca, il miglioramento della vita. Cioè non è qualcosa che è specifico per una fetta di cittadini, perché ognuno di noi può essere fragile in diversi modi. Io per prima tante volte magari mi agito, parlo più velocemente, quindi mi devo calmare, perché ho questa agitazione, questa ansia, quella è una mia fragilità, ma non è che è detto che sono migliore o peggiore di un'altra persona. Nessuno è migliore o peggiore di un'altra persona. Dobbiamo soltanto ognuno aiutarci in maniera, come dire, equa, in maniera amorevole, in maniera assolutamente misericordiosa, se vogliamo essere tutti migliori giorno dopo giorno. E quindi questi strumenti, i libri, permetteranno magari a chi ha fragilità diverse dalle nostre, perché ognuno è fragile, ad essere migliore in qualche aspetto che magari lo vedeva un po' più in difficoltà. Abbiamo appunto, anche questo è un grandissimo strumento, io ringrazio per avermi dato l'opportunità di conoscerlo, perché non lo conoscevo, così come non conoscevo il metodo con cui Claudio e Luca, insomma, hanno parlato a noi tutti. Credo che sia sempre bello. Voi considerate, voi siete bimbi, però piccolini, però vi dico che questo tipo di problematiche qualche anno fa era veramente molto più difficile da affrontare. Oggi abbiamo tanti strumenti e quindi sicuramente dobbiamo soltanto essere contenti, certi che in un futuro, ma anche in un presente, questi strumenti faranno sì che la vita di tutti, perché ognuno di noi è fragile, potrà essere migliorata. Quindi grazie ancora per questa opportunità che mi viene data e grazie, un saluto a tutti voi e buona giornata. Allora, per dire qualcosa in più rispetto a Claudio, assessora, Claudio è nato così, cioè nel senso che al parto si ha avuto una serie di complicazioni e quando è uscito dall'ospedale i medici avevano detto ai genitori: crescerà come un vegetale. A Claudio non funziona nulla tranne il cervello, lui è laureato e lui ha fondato proprio un'associazione. Ai nostri tempi, diciamo, si diceva degli handicappati, però lui, guardate, ha fatto questo ragionamento rivoluzionario negli anni 70. Non quello che noi persone con handicap, che gli altri possono fare per noi, ma quello che noi possiamo fare per gli altri. E in questo modo ha proprio switchato sui temi della disabilità, permettendo a noi di fare ragionamenti altri. Quindi lui ha avuto anche delle lauree honoris causa, quindi una persona, gli funziona il cervello e con quello vi garantisco che vede molto molto più lontano di noi, è capace di vedere e di dirci e di mettere in pratica, ovviamente con le braccia di altri, con le gambe di altri, un mondo migliore. Piero Rossi, garante dei diritti, anche quella è una fragilità, chissà quante persone con disabilità ci sono nelle carceri. Sì, ce n'è parecchia. Intanto però consentitemi di rivolgere un sentito benvenute e benvenuti a tutti, perché questo è il luogo più alto della rappresentanza politica regionale, qua si fanno le leggi per il benessere dei cittadini. Ed è un luogo che potremmo definire sacro, senza, diciamo, andare su elementi di retorica, ma mi contraddico subito, cioè nel senso che sto partendo da questo per dire che in occasione di questo incontro noi oggi riscontriamo che il luogo non è attrezzato sotto il profilo dell'accessibilità.
Io sono l'ultima ruota del carro, nel senso che non sono neanche un esponente politico di rilievo, sono espressione della politica, però mi sento investito come cittadino. Cioè, mi viene in mente, pensate che imbecilli che siamo a non esserci accorti che poi in questo luogo non c'è la possibilità di accedere né per il pubblico, e questo basterebbe, avanzerebbe, e nemmeno per chi eventualmente volesse impegnarsi in politica attiva nelle vesti di consigliere o di componente dell'amministrazione di giunta, perché questi banchi non sono accessibili. E il fatto di, come possiamo dire, la concretizzazione delle parole di Claudio e di quelle di Elvira, le abbiamo proprio in circostanze come questa, cioè in occasione di un momento che avrebbe dovuto celebrarsi come momento di accoglienza, siamo noi che apprendiamo che c'è qualcosa di sbagliato. È una cosa che ci deve interpellare tutti come cittadini. E d'altra parte una cosa particolarmente piacevole è che occasioni di integrazione, di conoscenze di mondi che si possono rappresentare iconograficamente come diversi, come distanti, poi invece in queste circostanze si riuniscono ragazzi, ragazzini, scolaresche che prendono atto del fatto che esistono persone con abilità diverse, che è il principio che attraversa tutto il sistema scolastico attuale, che prevede che in ogni classe ci possano essere delle persone disabili, il cui valore aggiunto non è rappresentato soltanto dal fatto che lo Stato si avvale anche di quei cervelli per crescere, perché li mette nelle condizioni di accedere al mondo dell'istruzione, ma che consente, ma nella misura in cui anche consente a tutti gli altri sedicenti normodotati, ma con tutte le fragilità e le vulnerabilità di cui parlava Rosa Barone, perché siamo tutti più o meno fragili o vulnerabili, che consente di prendere contatto con una realtà che potrebbe essere diversa. Ora Elvira diceva, chissà quante persone diversamente abili sono nel sistema della privazione della libertà, e noi abbiamo, come Regione Puglia, abbiamo preso la decisione di investirci di ruolo rispetto al sistema delle garanzie anche per quelle persone che sono private della libertà di fatto e quindi sono astrette, tra virgolette, volontaristicamente come dato d'ingresso, ma poi di fatto prive della libertà di muoversi anche nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Però in un sistema che è particolarmente maturo, vedete ZIP, che io ho la fortuna di conoscere bene, nel senso che ci vado pure ogni tanto per motivi, diciamo, legati ad un'altra mia vicenda professionale, è una di quelle strutture che ha, durante il periodo della crisi pandemica, deciso di non lasciare soli le persone che quindi con la connettività in remoto, one-on-one, come si dice a Bari, comunque hanno mantenuto in piedi un rapporto, una relazione significativa, per non segnare, diciamo, arretramenti rispetto alle capacità, alle competenze di integrazione. Allora, il mondo è pieno di persone che hanno abilità diverse o diminuite. Le diminuzioni possono essere di carattere fisico, psicologico, sensoriali. Io credo che sia giunto il momento di incominciare a parlare di meccanismi di accessibilità sempre di più. Guardate, mo la sparo grossa, ma persino la garanzia dei diritti dei disabili potrebbe essere controculturale, perché involontariamente potrebbe mettere in dubbio la necessità di doversi occupare precipuamente di persone disabili, come se invece non dovessimo avere tutti quanti, non nel retrocranio, ma proprio in fronte, il fatto che un mondo è accessibile a tutti nella misura in cui è accessibile per i più vulnerabili. E quindi la disabilità è una cosa che riguarda tutti, come è stato detto prima, anche meglio di me. Per cui vi ringrazio davvero, sono contento che operazioni come queste vengano portate anche presso l'Istituto Penale per i Minorenni oggi pomeriggio e domani mattina presso il carcere di Turi, perché lettore alla pari significa mettere tutti nelle condizioni di accedere, perché anche un diversamente libero è una persona che ha delle difficoltà ad accedere, come quelli che non ce la fanno con i mezzi propri. Grazie a tutti. Grazie Piero. Allora, io direi questo, di passare la parola a Pino Modugno, che è uno dei coordinatori, ora ci spiegherà bene anche di quale area, della cooperativa ZIP di Bitonto, che ci affianca in questo progetto. Guardate, io ci terrei a dire questo, perché Giovanni è sicuramente una presenza importante
per la sua diversa collocazione e per come occupa questo spazio. So di poter parlare liberamente perché se dico che ha una disabilità evidente non lo sto prendendo in giro, è evidente. E a volte noi, quando di fronte a persone come Giovanni, abbiamo anche paura di dire, perché sembra quasi che lo sto offendendo. No, Giovanni è, rispetto a noi, una persona in questo momento che ovviamente ci incuriosisce molto e attira molto la nostra attenzione. Cambiare l'atteggiamento verso Giovanni significa sentirlo parte di noi, uno che sta in mezzo a noi. Quindi io ci tengo a dirvi questo: dare spazio a noi in questo progetto non significa fare andare in scena la disabilità, questo vorrei subito dirvelo, ragazzi, non significa fare una concessione a loro, ma significa proprio abitare, imparare, fare un'esperienza, anche se per poco tempo, di uno spazio che ci dedichiamo, dove ci ascoltiamo, ci vediamo e cominciamo a togliere dai nostri occhi un po' di difficoltà che noi abbiamo quando incontriamo persone totalmente diverse da noi. Perché questo ce lo dobbiamo dire, Piero, noi abbiamo proprio questa difficoltà. A volte nascondiamo dietro al fatto del "ma noi" proprio la nostra difficoltà a rapportarci e anche a chiedere: ma io, Pino, come posso parlare con Angelo? Ma Angelo come ha studiato? Francesca e tutti, ma loro come hanno fatto? Guardate, la conoscenza reciproca abbassa il pregiudizio, il giudizio e anche la difficoltà e ci rende tutti attivi e proattivi, non nei confronti di Angelo, di Giovanni, di Rosa, di Pino, ma nei confronti del nostro stare insieme, della nostra comunità. Quindi Pino, a te diciamo l'introduzione di quello che voi fate e poi diamo la parola a loro. Sì, grazie, grazie Elvira, buongiorno a tutte e tutti, ringrazio appunto la Meridiana per questo nuovo invito a questo festival itinerante, ringrazio l'assessore e il consiglio regionale per appunto aver dato la possibilità di vivere questo luogo, un luogo che appartiene a tutti, e ringrazio anche Piero Rossi insomma per quello che ha detto, per quello che si fa in un ambito così importante come quello delle carceri. Io rubo veramente solo poco tempo per presentare un po' velocemente la nostra realtà, una realtà presente nel territorio barese, in particolare a Bitonto, da oltre 20 anni, ci occupiamo di persone con disabilità attraverso diversi servizi, abbiamo due servizi diurni, abbiamo un servizio residenziale, abbiamo un servizio per quanto riguarda, come dire, il fornire assistenza e informazioni per sviluppare le autonomie attraverso ausili tecnologici, e quello che faremo anche oggi, che vi presenteremo qualcosa che può essere, penso, interessante conoscere, e nonché abbiamo un centro di educazione al lavoro su cui stiamo sviluppando un po' delle prospettive, soprattutto per quei giovani che finiscono il percorso scolastico, parlo appunto di ragazzi sempre con disabilità, e poi non sanno cosa fare, insomma, ecco. Quindi cerchiamo di almeno istruirli, educarli un po' al mondo del lavoro. Io sono contento di quello che ho ascoltato, da quello che ha detto Claudio, che ho avuto la possibilità di conoscerlo, quello che avete detto voi, perché abbiamo evidenziato un aspetto importante. Solitamente, se ci fosse stato più tempo, avrei chiesto per voi chi è il disabile, ma l'avete detto voi. I disabili siamo tutti noi, ognuno di noi è disabile, e non è un modo di dire, perché se io mi dovessi togliere gli occhiali farei fatica a vedere i volti vostri, rimettendo gli occhiali riesco, come dire, a recuperare una mia disabilità. La disabilità ci appartiene. Quindi stamattina, attraverso appunto i nostri ragazzi, vi presenteremo un po' la nostra realtà attraverso la poesia, attraverso il teatro, attraverso un po' l'arte che loro vivono nelle diverse esperienze quotidiane, periodiche, nei nostri servizi, hanno sviluppato delle competenze, come dire, personali, delle competenze di lettura, delle competenze di scrittura, ok? Quindi presenteranno la loro realtà, non presenteranno nulla di speciale, ma presenteranno se stessi, ok? E quindi condivideranno un po' i loro pensieri, le loro speranze, insomma le loro prospettive. Va bene? Quindi grazie a voi, e poi man mano, insomma, condividiamo, ci fermiamo, quello che serve, insomma, ok? Grazie. Angelo, ti presenti da solo, vero?
L'altra volta quando ho conosciuto Angelo, lui aveva un impegno più impellente. Savino, scusa. Sì, perché mi ricorda tanto un altro ragazzo, proprio solo le fotocopie, Angelo, invece lui è Savino. Aveva un impegno impellente che era andare a fare il tifo per il Bari che giocava in casa. Oggi invece starà un po' più con noi. A te, Savino. Buongiorno a tutti. Oggi mi vorrei presentare a voi tutti qui presenti. Io sono Savino, un ragazzo con una passione per la poesia, che grazie all'aiuto dei miei genitori e il supporto del centro che frequento da tanto tempo, riesco a far leggere le mie poesie, che spesso parlano della mia disabilità e di come essere felici. Grazie alle mie poesie cerco di dimenticare che sono un ragazzo con delle difficoltà. Anzi, mi sento un ragazzo come tutti gli altri, come gli altri. Anzi, con qualcosa in più riguardo ai miei discorsi e nel saper discutere di temi importanti, tipo la difficoltà che noi ragazzi a volte incontriamo sulla nostra strada, già in salita. Spero che un giorno queste mie parole siano per voi uno slancio in più per affrontare la vita nel migliore dei modi. A presto, ciao a tutti. Allora, adesso vi leggo una mia creazione, di una mia poesia, molto bella. Sulle ali della diversità. Sulle ali della diversità, a volte ci sentiamo tutti un po' strani, ma non sappiamo che diamo sempre coraggio a chi si sente un po' giù di morale. Sulle ali della diversità sappiamo far emozionare chi si sta vicino, perché lo consideriamo sempre un nostro fratello. Anche quando tenta di farti di ferirci, noi sappiamo perdonarlo. Sulle ali della diversità sappiamo creare, inventare, ma soprattutto amare, perché il nostro cuore è comune agli altri, anzi sa battere più forte. Grazie Savino, ora non ho svogliato. Marco, in questo centro stanno formando futuri poeti, anzi presenti poeti, perché guardate, questo è anche bello. Voi sapete, a scuola scrivere una poesia non è che uno si mette lì, impara a leggere, a scrivere, scrive immediatamente una poesia. Significa imparare un modo particolare di comunicare, le rime, la ricerca delle parole, e questo significa che se Marco oggi può leggerci le sue poesie, Marco Marino, è perché ha fatto tutto questo lavoro di studio ed è arrivato. E anche declamare, cioè mettersi di fronte a un pubblico, raccontarsi, declamare delle poesie proprie, non è mica una cosa da poco. Non so quanti di voi ci riuscirebbero, è abbastanza difficile, però questo vuol dire che si può fare, che lo possiamo fare tutti. Marco, a te. Innanzitutto ci tengo a presentarmi. Sono Marco Marino, sono di Bitonto,
Nel 1998 mi sono diplomato in segretario d'amministrazione con un ottimo voto, cioè 41 sessantesimi, dopo aver conseguito un lungo periodo scolastico molto faticoso. Poi nel 99 ho seguito un corso di giardinaggio tenutosi in questa cittadina a Bari e ho conosciuto una cooperativa Anthropos nel quale ho svolto un progetto europeo Horizon l'ecoimpresa sociale tramite il quale ho composto una società cooperativa sociale aprendo un negozio di alimentari biologico sito in via Battegimma 35 Bari svolgendo il lavoro di repartista da maggio 99 a settembre 2000 poi finalmente nel 2001 sono entrato a far parte della cooperativa sociale ZIP nella quale ho svolto tanti lavori tra i quali le ZIP pulizie degli ambienti e dei giardini dal 2009 ho svolto il lavoro di digitalizzazione durato fino al 2010. Attualmente faccio parte del centro polivalente Zorba, nel quale mi occupo di diverse attività, tra le quali attività di movimento, cioè just dance, ballo, palestra, quella canora, karaoke e teatro. Occupandomi anche della socializzazione, cioè socializzare con gli altri e compagni di percorso, mantenendo l'armonia e la loro tranquillità. Tutta questa mia esperienza sia ancora entusiasmante e spero che prosegua nel futuro. Allora, questa è una delle dei componimenti, ci tengo a dire, che reciterò durante il teatro a Natale. Stella, luna e luce. Giuliva fanciulla, ti guardo perché tu sei la stella che nell'infinito cielo del mio cuore brilla. Sei la luce della luna che nel desiderio del mio pensiero luccica. Nella mente mia resti. Sei la farfalla che mi aiuta a non pensare e nel mio cuore sai volare. E questo è uno degli ultimi componimenti. La natura sei tu. La natura è bella e tu sei la mia stella. È la più bella nell'infinito cielo del nostro amichevole amore. Che non è mai finito. Tu sei l'aquila che vola al di là della mia felicità, che mai si fermerà. L'amicizia nostra non finirà. Grazie. Finirà. Grazie, vi ringrazio a tutti. Ora sì.
Mary, vero? Ho detto bene, sì. Che ho dei nomi, la mia difficoltà sono i nomi delle persone, ricordarle. Mary Grasso, sì. Che è giovanissima, 21 anni, vero Mary? 22. Anche lei è una poetessa, anche il suo percorso, diciamo, l'ha portata a diventare una poetessa. Dedicata a me. Grazie alla bambina che sono stata, timida, insicura e delicata. Una bambina che ha tanto sofferto. Grazie al non meritato non affetto. Un abbraccio alla donna che sto diventando, permalosa, testarda, imperfetta. Ma dai, sto migliorando. Una bambina che non smette mai di sognare e che con molta fatica le ambizioni fa avverare. Io sono forte e sempre lo sarò. Come una guerriera mi comporterò. Una virtù bella e buona che quasi mi ossessiona. E dico grazie a chi me l'ha insegnata. Alla mia grande famiglia Arge dico grazie per avermi aiutata. Alla donna che sarò, quella che proteggerò, sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Sì, io ve lo svelo. Non avrò paura di buttarmi. No, non voglio fermarmi. Farò errori, ne farò tantissimi, ma mai mollerò, perché saranno comunque bellissimi. Me lo prometto, io ce la farò e mai mollerò. Mary Grasso. Mi diceva Piero Rossi, un po' simile al messaggio di Chiara Ferragni a Sanremo, quindi... Però la cosa bella è che noi pensiamo in questo momento che questo messaggio l'ha scritto lei, Francesca, non gliel'ha scritto qualcuno, perché a Chiara Ferragni hanno scritto. Allora, ora invece è la volta di Elisa Rutigliano, che invece non è una poetessa, vero? Dico bene? Lei è un interprete, perché lei ha fatto un corso di teatro e quindi... Ho imparato bene l'altra volta, mi è bastato poco per capire, per conoscere questo aspetto di voi. Quindi Elisa ci interpreta una poesia che per lei è molto importante anche nella sua vita. Ve la leggo. Ama la vita così com'è, amala pienamente senza pretese, amala quando ti amano, quando ti odiano, amala quando nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono, amala quando tutti ti abbandonano o quando ti esaltano come un re. Amala quando ti rubano tutto, o quando te la regalano. Amala quando ha senso, o quando sembra di non averlo nemmeno un po'. Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta. Amala quando sei forte, o quando ti senti debole. Amala quando, o quando una montagna di... Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni, amala anche per le piccolissime. Amala se pure ti dà ciò che potrebbe. Amala anche se non è come la vorresti. Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire. Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita. Madre Teresa di Calcutta, dedicata a mia sorella che non c'è più. Ora invece
Francesca Cagnetta, che io ho conosciuto nella primissima tappa che abbiamo fatto a Terlizzi della Biblioteca Itinerante, perché lei è di Terlizzi, che poi è il mio stesso paese, e ci ha aiutato tantissimo quella volta, vero Anna Pia, a leggere i silent book, i libri senza parole. È stato proprio il nostro supporto. A te Francesca. Grazie. Sono un po' emozionata perché è la prima volta che racconto la mia storia. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Cagnetta, ho 30 anni ed ho la sindrome di Down e ne sono fiera. Ho lottato per vivere sin da quando sono venuta al mondo. Il percorso scolastico è stato difficoltoso, dalla scuola materna fino alle superiori. Di strada ne ho fatta e continuerò a farne. So molto bene cosa significa non essere accettata. Ci sono state tante esperienze che mi hanno resa consapevole di cosa c'è fuori dal mio mondo. Io ho lottato e non smetterò mai di lottare, e per questo oggi io sono qui. Un forte applauso ci vorrebbe. Per sensibilizzare il territorio, noi tutti dobbiamo abbattere le barriere mentali, non quelle architettoniche. E dobbiamo smuovere le coscienze, non solo dei ragazzi, ma anche degli adulti. Che veniamo a volte guardati con diffidenza, io ci aggiungo anche con disprezzo. Tutti noi abbiamo gli stessi diritti, non solo di vivere, ma anche di essere liberi, come tutti, di fare parte di questo mondo. Il mondo è di tutti ed è bello farne parte, tutti allo stesso modo. Mia madre, grandissima donna, è lei che mi ha dato la voglia e la forza di fare sempre di più di quello che so fare già. Di tutto quello che so fare, grazie a tutti dell'attenzione. Io vorrei aggiungere, oltre a quello che ho scritto, è tutta la mia vita. Ecco perché sono emozionata. E devo dire anche che la mia vita non è stata mai semplificata. Da quando sono nata, perché ho avuto degli interventi importanti, che sono stata anche troppo male, sono stata in coma. Io lo dico a cuore aperto, io spero che sia i ragazzi che adulti debbano capire cosa c'è di fronte a voi. Io non sono tanto forte, perché sono molto fragile quando racconto la mia vita. Soprattutto io mi riferisco ai ragazzini delle scuole, perché voi dovete capire che di fronte a voi c'è una ragazza di 30 anni che ha subito delle ingiustizie da questa società, che sono stata messa da parte perché non ero come loro. Ed è una cosa bruttissima. Non lo auguro a nessuno. A nessuno. Io poi vorrei ringraziare la signora che ho di fronte a me, che mi ha permesso di fare il progetto Provi, che mi ha... che io ho fatto un corso per diventare massaggiatrice a tutto tondo, che mi ha permesso di fare questo progetto e ho conseguito un diploma. Non tutti i ragazzi hanno avuto questa fortuna e io ringrazio Marinena e chi mi ha creduto, e continuerò ad andare avanti, costi quel che costi. Grazie.
Allora, io darei la parola a Beppe, perché guardate, è importante, prima della testimonianza di Giovanni, che noi facciamo un piccolo passaggio tutti quanti noi. Perché la vita di, l'ha detto ora Francesca, è molto difficile e loro sì, combattono molto. In questa lotta ci sono persone che per poter vedere attualizzati i loro diritti hanno bisogno non soltanto che noi li guardiamo, li sentiamo in maniera diversa, ma hanno bisogno anche di supporti tecnologici, alcuni ad altissimo funzionamento. Per noi, diciamo, a me bastano gli occhiali e non ci sentiamo disabili, ad altri, per altre persone invece ci vogliono dei supporti molto più importanti. E qui c'è tutta la ricerca, c'è tutto il mondo scientifico, la scienza, perché si studia matematica, fisica, forse anche un giorno per mettersi a inventare, a creare o a lavorare in quelle fabbriche che producono degli ausili altamente tecnologici che permettono a persone come Giovanni, che poi vi dirà chi è Giovanni, di essere qui con noi. E quindi di non avere una vita da vegetale. Assolutamente, assolutamente no. No, per fortuna, innanzitutto mi presento, sono Beppe Rossini e mi occupo di tecnologie assistive da circa 20 anni, dove per la parola tecnologie assistive noi intendiamo tutta una serie di strumenti tecnologici atti ad aiutare, a integrare, a includere nella vita sociale di tutti i giorni le persone che hanno qualche difficoltà, persone con disabilità, si usa come termine. Il termine che abbiamo sentito oggi è accessibile, che vuol dire cioè accedere a una serie di informazioni, accedere a un luogo, accedere alla cultura, accedere ai propri diritti. A me piace molto di più la parola inclusione, sinceramente, perché la trovo molto più idonea rispetto all'accessibilità, perché se siamo tutti quanti, se c'è inclusione, ecco, se c'è la possibilità di essere tutti quanti in un unico insieme, vuol dire che la cosa funziona, c'è già accessibilità. Infatti mi piacerebbe trovare il garante dell'inclusione, non il garante della disabilità, il garante della disabilità, che è una parola che non dobbiamo garantire la disabilità, dobbiamo garantire l'inclusione, questo dovrebbe essere. Le parole sono importanti, le parole sono importanti. Come è importante dire assessora, è importante anche usare i termini con queste persone, perché alla fine sono persone e noi dobbiamo tutelare la persona, prima di tutto. Allora, io oggi vi faccio vedere semmai qualcosina che ho portato, giusto per farvi capire come la tecnologia aiuta le persone con disabilità. Vi faccio vedere forse l'apparecchio più simpatico, lo chiamo simpatico, però è anche l'apparecchio più innovativo. Meglio, anche in braille sarebbe carino. Allora, sì. Aspetta che ho bisogno di una mano adesso, qua non c'è neanche... pronunciato la parola fine, il libro si alzò in volo e si mise a disegnare cerchi sempre più ampi, sempre più in alto, finché raggiunse il suo scaffale e scivolò al suo posto. Allora, Martina chiese il signor Alfredo, che ne dici di questa storia? Ma, mi ha proprio fatto venire voglia. Non so se si è sentito, praticamente sono degli occhiali in grado di scattare la foto e di leggere il contenuto del testo. Sono in grado anche di leggere monitor di un computer, un televisore, quindi immaginate anche le pagine del televideo, per intenderci, ma possono anche leggere cartelli stradali, indicazioni, e quindi è uno strumento idoneo per chi ha difficoltà nella lettura. Questa è una prima versione sviluppata da degli israeliani, ingegneri israeliani, e adesso ne esiste una versione più evoluta che è ancora più miniaturizzata, quindi proprio ridotta a una singola telecamera. Però stessa tecnologia la troviamo anche sugli smartphone in vostro possesso. Non so se ci avete mai fatto caso, però Android ha un'applicazione sviluppata da Google che si chiama Google Lookout, che è in grado attraverso la fotocamera di leggere un testo inquadrato. Mentre su cellulari tipo l'iPhone come il mio c'è un'applicazione che permette lo stesso di inquadrare o di scattare una foto e darmi una descrizione. Vi faccio vedere adesso qualcosa, anche per farvi rendere l'idea. Ecco, riprendiamo il testo di prima. Adesso mi aiuto con l'IGIO.
lavori po' aderaeoese. CX oreo. CL soggernezze i capelli per la. E perché la mia idea balorda ai lauri pubblici. Lo dico io il di Frollino, rispose il vice sindaco. Mi sembra perché dovremmo incollare assieme milioni di bizzosti, faremmo mai inferno a completare il lavoro prima di domani, noi gridò. Anche in questo caso sto leggendo il testo che ho inquadrato, vi faccio vedere anche la possibilità anche di scattare la foto e di avere una descrizione. Ti faccio una foto, Pino, così. Due persone rilevate. Uomo di 51 anni con capelli castani e barba con occhiali che sembra essere felice. Donna di 54 anni con i capelli grigi che sembra essere neutrale. Ha inquadrato anche la signora di dietro. E ci ha dato la descrizione, ovviamente. Questo vi fa capire come la tecnologia può aiutare, ovviamente. Io ho utilizzato due strumenti che fanno la stessa cosa. Uno strumento, diciamo, progettato e studiato appositamente per persone con difficoltà, e invece un telefono che è uno strumento per tutti. Quindi possiamo capire come c'è la possibilità di avere uno stesso strumento atto ad aiutare a includere persone che hanno difficoltà diverse, che hanno un'accessibilità diversa alle informazioni. E questo è importante perché partire da una progettualità base, quello che viene chiamato il design for all, noi siamo abituati a questi termini anglofoni, cioè progettare uno strumento che sia adatto e pronto per tutti, è fondamentale perché significa abbattere i costi e rende lo strumento più facile, anche più agevole nella commercializzazione e nella distribuzione. Adesso passiamo a Giovanni. Giovanni ha utilizzato un altro tipo di tecnologia, che è quella della dettatura vocale. Praticamente lui con la voce ha scritto un libro, dettandolo al computer, e ovviamente poi l'ha riletto, l'ha corretto e l'ha poi pubblicato. Una vera favola, è vero Giovanni? Adesso poi avvicino il microfono, così sentiamo dalla voce di Giovanni. Intanto se possiamo proiettare il file che ho portato, il PDF, vi faccio vedere anche una frase tratta dal libro di Giovanni, come è stata tradotta nel linguaggio della comunicazione aumentativa alternativa che avete sentito prima nell'introduzione. No, questo è un esempio, questo è un primo paragrafo preso dal libro ed è stato tradotto con un linguaggio simbolico adatto a chi ha difficoltà nella lettura e nella comprensione. Questo è un tipo di simbologia, ce ne sono tanti di simbologie ovviamente. Come potete notare, c'è stato fatto anche un adattamento, perché ovviamente non tutte le parole possono essere trascritte correttamente in maniera simbolica. Quindi è stato fatto anche un adattamento per renderlo comprensibile il testo. Giovanni, a te la presentazione. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Giovanni Bellino, ingegnere meccanico e delegato territoriale dell'associazione Parent Project, un'associazione di famiglie combattive come la mia, che finanzia ricerca contro le distrofie muscolari di Duchenne e Becker e svolge azioni per migliorare la qualità di vita di chi ne è affetto come me. Fra queste azioni, appunto, la stesura della favola Le ali di una lumaca, scritta da me, che racconta di una lumaca con disabilità che salva la sua comunità per spiegare anche ai più piccoli come convivere con la diversità. Attività che appunto non avrei potuto realizzare senza il comando vocale di cui parlava prima, cioè Dragon Natural Speaking, acquistato tramite il progetto di vita indipendente finanziato dalla regione e che ho scritto insieme al CAT di Bitonto da diversi anni. Perché non è facile combinare le varie esigenze di una persona con le tecnologie che possono aiutarla nel soddisfarle e l'assunzione di qualcuno in grado di assisterti senza l'intervento dei propri familiari. Quindi il Provi non mi ha reso solo più tecnologico, ma ha contribuito a farmi crescere come persona e a non farmi perdere la motivazione per completare il mio percorso di studi presso il Politecnico di Bari.
prima con una tesi triennale su un sedile per aerei di linea adatto a persone che non possono usare i sedili normali, poi con una tesi magistrale per studiare una turbina in grado di produrre energia dalle onde marine. La prima attualmente non mi ha dato grosse soddisfazioni, ma spero di poter portare questa problematica al Parlamento europeo e risolverla prima che qualcuno arrivi su Marte, giusto per dare a tutti le stesse opportunità di viaggio. La seconda, invece, in piena pandemia, mi ha permesso di vincere il premio di laurea GOI indetto all'Università di Brescia. Se infatti ripenso al periodo della pandemia, che mi ha tolto quel poco di libertà che avevo conquistato con fatica, ho avuto l'impressione che il mondo fosse diventato più inclusivo. Forse perché tutti stavano provando cosa significava non poter uscire di casa contro la propria volontà. Non lo so, ma sta di fatto che proprio in quel periodo sono riuscito a lavorare al progetto sull'accessibilità delle camere d'albergo, Camera Libera Tutti, realizzato a Fab Lab e Anmic di Parma. Un progetto che nel 2021 ha vinto il premio internazionale Make to Care di Sanofi, che ha permesso di sviluppare soluzioni di design accessibile, applicabili anche in altri settori, come ad esempio quello degli alloggi universitari, che mi piacerebbe esportare nella mia regione. Perché francamente io, come tante altre persone con disabilità, vorrei sentirmi incluso nella società, sempre, e non solamente nelle situazioni di emergenza. Tuttavia, per fare questo, bisogna permetterci di migliorare le nostre competenze nel mondo del lavoro, un tema su cui il nostro paese dovrebbe impegnarsi di più, soprattutto per le persone non autosufficienti. Infatti, per alcuni di noi il telelavoro sarebbe la soluzione ideale per essere competitivi sul mercato del lavoro, ma sembra che questa possibilità non interessa a nessuna azienda. Il che, nel caso di un laureato in ingegneria meccanica, è assurdo se pensiamo che dovrebbe lavorare in aziende in grado di fornire lo sviluppo tecnologico del paese. D'altra parte, se gli esempi sull'inclusione delle persone con disabilità dovrebbero venire dalle pubbliche amministrazioni, non c'è da stupirsi molto di queste situazioni. Partendo dal provi, infatti, ci sono criticità per le persone meno abbienti e il più delle volte permette assunzioni di assistenti part-time. Vi sono poi difficoltà nell'ottenere gli ausili necessari per superare le proprie difficoltà, perché qualcuno lavora senza aggiornarsi, così come i cicli di fisioterapia, perché non si capisce che ritardare la progressione di una malattia fa bene anche alle casse dello Stato. E infine la scarsità di centri clinici capaci di occuparsi di persone con malattie neuromuscolari, le quali sono costrette a spostarsi lontano dal proprio territorio e a pregare che non gli capitino delle emergenze. Quindi, scusatemi se con queste parole ferisco la sensibilità di qualcuno che tutto sommato qualcosa per l'inclusione, per le persone con disabilità, la sta facendo. Ma con tutto quello che ho detto finora, penso sia normale non sentirsi completamente soddisfatti. Perciò, nella speranza che queste mie parole promuovino altre occasioni di confronto e miglioramento,
vi rendo partecipi di un'attività che sto portando avanti da poco. Un canale YouTube sulle tecnologie per le persone con disabilità, chiamato Ausilio Giusto, è creato da me per dare a queste persone delle conoscenze utili a scegliere più facilmente i propri ausili. Oltre che per avvicinarmi a imprese e altre realtà che operano nel settore. Quindi, se siete interessati a questo canale, vi suggerisco di iscrivervi, così la sua crescita mi permetterà di svolgere attività sempre più utili, perché, come affermo nella mia favola, le difficoltà della vita si possono superare solo con la collaborazione di tutti. Grazie per l'attenzione. Ricordiamo il nome del canale? Ausilio Giusto. Ausilio Giusto, eh? Sì, guardate, è importante. Magari uno può pensare, non mi serve, non mi interessa, però intanto voi sapete come funzionano gli algoritmi di questi social. Quindi più ci mettiamo mi piace, più lo facciamo girare, anche lo promuoviamo, più viene visto. YouTube, Facebook, Instagram danno spazio, diciamo, si accorgono di questa cosa importante. E poi può non servire a noi, ma può servire a qualcun altro che magari è nella nostra rete di contatti. E queste sono informazioni molto, molto utili, che proprio Giovanni, per quello che è, diciamo, e per quello che ha studiato, è un canale molto giusto, cioè molto, che fornisce veramente delle informazioni molto, possiamo dire, documentate, scientifiche, non è di opinione, è di opinione, di formazione, di cultura, ma di informazione e anche di strumenti molto giusti. Io farei questo in questo momento, se voi permettete, anche per permettere a loro di parlare un attimo. Chiederei a Roberto Parmegiani, che è lì, e quel signore lì, anche lui, diciamo, fa parte di questa rete allargata di persone che hanno dato vita al progetto Lettori alla Pari, perché Roberto è uno scrittore per ragazzi, è l'attuale presidente del CDH Parlante, quindi ha preso un po' il posto di Claudio e continua a lavorare, a portare avanti. In questo momento è anche sindaco, quindi ha un ruolo amministrativo, e ha pubblicato con noi dei libri in CA, in quella cosa strana che avete visto e che poi potrete vedere visitando, diciamo, visitando gli scaffali. Io ti chiederei, appunto, più che un intervento, proprio anche di permettere un'interazione. Guardate, qui avete Savino, avete le persone che hanno parlato, avete Giovanni, avete anche i loro operatori, abbiamo l'assessora, abbiamo il garante. Giuseppe, se vieni tra di noi, vieni. Poi c'è anche Michele che è lì seduto tra, insieme a voi, che rappresenta. Non so se Michele può essere accompagnato intanto, perché Michele fa parte della struttura regionale come dipendente dell'assessorato alla cultura ed è una persona non vedente. Per cui in questo ambiente ha proprio bisogno di qualcuno che lo accompagni, quindi è accanto a noi. Roberto, a te. Intanto grazie, buongiorno a tutti. Appunto, io sono Roberto Parmegiani, mi hanno dato anche il mio libro in mano per fare un po' di promozione. È un libro che è scritto in quel linguaggio un po' strano dei simboli che avete visto girare nei video. Sì, sono presidente del Centro Documentazione Handicap, che è il centro in cui lavora Claudio Imprudente, fondato da Claudio Imprudente, e vengo da una città che si chiama Sasso Marconi. Sasso Marconi è una città, è la città dove Guglielmo Marconi ha inventato la comunicazione senza fili. Beh, potremmo dire che qui oggi abbiamo vissuto una comunicazione senza limiti, invece, perché in tanti modi di dire, raccontare, essere presenti qui, ognuno ha portato un pezzo e ha comunicato indipendentemente dalla propria stato di fatto, dalla propria difficoltà, dalla propria capacità, dal proprio modo di essere. E io non aggiungo tante cose, cioè abbiamo detto, sono state usate molte parole, si è parlato di inclusione, di accessibilità, di contesti, di disabilità, di difficoltà. È stato detto che la disabilità è una cosa, ma le difficoltà le abbiamo avute tutti.
E è vero, perché ognuno di noi potrebbe raccontare un pezzo di storia e dire qual è una propria difficoltà, non solo quelle fisiche. Anch'io senza occhiali vedo tutto un mondo bellissimo, perché vedo offuscato, per cui mi sembrano tutte le persone molto più belle di quelle che sono, anche io quando mi guardo allo specchio la mattina, per esempio. Ma ci sono difficoltà che sono anche quelle esperienziali. Io racconto sempre, quando incontro i ragazzi a scuola, che prima di diventare scrittore ho vissuto tanti anni l'idea di non essere capace di scrivere, perché quando andavo a scuola io scrivevo con la mano sinistra. Chi è mancino qua? Ecco, anche tra i ragazzi, ci sono dei mancini, ecco. La mia maestra, un po' di anni fa, perché io ho una certa età, mi obbligò a imparare a scrivere con la destra. Solo che io ho imparato a scrivere, ma con una postura molto strana, quindi la mia calligrafia è bruttissima. La maestra non la capiva e mi faceva riscrivere cose 50 volte. Beh, questo ha creato in me l'idea che scrivere fosse una cosa difficile, faticosa, brutta, e che non fosse una cosa che potesse essere adatta a me. Ci ho messo un sacco di tempo a capire che invece la scrittura era un mio mondo e mi piaceva, mi interessava usare la parola scritta per scrivere. E quindi sono contento oggi anche di aver sentito dei poeti, delle persone che hanno usato la parola della poesia, e forse un libro in simboli di poesie potrebbe essere un prossimo prodotto della collana, vedere come è stata usata la parola per raccontare un pezzo di sé personale, molto personale, o anche di ispirazione. Bene, allora a questo punto secondo me ci sta che i ragazzi possano dire qualcosa o fare una domanda o portare una propria esperienza, perché in effetti abbiamo qua delle persone che hanno raccontato tante cose, che possono anche rispondere alle vostre domande o accogliere le vostre idee, i vostri pensieri, perché in fondo quando parliamo di inclusione, di accessibilità, diciamo tante belle cose, però poi la vita concreta, quella vissuta da chi è entrato prima qua a leggere le poesie, ma anche dei ragazzi, è qualcosa di importante. Quindi perché non sentire la vostra voce? Qualcuno ha una domanda, qualcosa da dire? Anche i ragazzi delle scuole, non fate i timidi che non lo siete, lo sappiamo benissimo. Una mano alzata. Prego. Io a parlare bene lo guaccio, io sono Francesco Pasculli, io sono Dam, un ragazzo Dam. Io a parlare lo guaccio, io a parlare lo guaccio, io sono Francesco Pasculli, io a parlare lo guaccio. Grazie Francesco. Ha rotto il ghiaccio e quindi adesso non ci sono più scuse. Ha alzato la mano? No, ma mi sembrava. No, non è. Qualcuno che voglia raccontare o abbia una domanda, perché sono state tante cose, qualcosa che vi ha colpito della giornata di oggi? Sono più coraggiosi qua in prima fila, voi dietro siete un po' timidi, ma però sentiamo. Io sono venuto qua per ragionare. Ti ha aiutato? Sì. Avete sentito come ti chiami? Franco. Franco ha detto che lui è venuto qua per ragionare. E ti ha aiutato la mattina di oggi a ragionare? Sì. Ottimo, un applauso. Qua. Da madre e da educatrice sono stata colpita da una frase bellissima che hai detto tu. Alla fine del tuo intervento hai detto: mia madre mi ha spinto a fare sempre più cose rispetto a quelle che io pensavo di poter fare. Questo è il ruolo dei genitori, questo è il ruolo di noi educatori, quindi ci facciamo un applauso perché dobbiamo spingere tutti quanti
tutti i ragazzi, ovviamente tutti i giovani, a superare i loro limiti, a superare le loro presunte difficoltà e ad andare avanti. E quindi le nuove generazioni però hanno bisogno della spinta. E ci siamo e ce le vediamo tutti qui davanti. Grazie, un applauso. Sono già qua. Forse qualcuno di voi vuole intervenire? Là! Oh. Alessia. Noi abbiamo lavorato con i ragazzi dell'associazione ZIP e ci è piaciuto molto, cioè siamo stati a contatto con loro, col percorso di alternanza e ci ha incuriosito, cioè anche sentire le loro storie ci ha emozionato comunque. Grazie. La relazione è vero, mi avete detto anche prima, la relazione è quella che diminuisce poi le difficoltà. Due domande. Iniziamo qua. Questa è una domanda ai giocatori. Ci potete dare attraverso le parole un po' di quella soddisfazione che prendete attraverso il vostro lavoro ad aiutare questi ragazzi? Questa è una domanda per chi fa l'educatore, cioè attraverso le parole raccontare un po' della soddisfazione, del piacere, di cosa succede a lavorare con i ragazzi con disabilità. C'è qualche educatore che vuole, ma non solo per forza educatore, che vuole rispondere a questa domanda? È una domanda importante, eh? E adesso gli educatori non è che possono stare zitti, abbiamo fatto parlare ai ragazzi, non parlano, non rispondono gli educatori. Hai fatto una domanda difficile, bravo, perché hai messo in difficoltà gli educatori. Un applauso. Oh, qua. Ecco qui. Allora ti rispondo io, perché mi capita spesso di parlare con gli educatori in qualità di tecnico. E ogni tanto mi chiedono delle attrezzature un po' strane, un po' stravaganti. Per esempio c'era un ragazzo ultimamente che aveva difficoltà motorie perché era privo della vista e non aveva neanche l'udito. Quindi aveva delle grosse difficoltà. E ovviamente quando c'è la perdita della vista e dell'udito, quando si tende a camminare ci si tende a incurvarsi perché si cerca di avere una sensazione diversa, d'accordo? E questo provocava una postura non corretta. E mi era stato chiesto di trovare uno strumento, un qualcosa che lo potesse aiutare nella sua postura, cioè riequilibrare la postura. E quindi attraverso un'apparecchiatura tecnologica, anche di costi abbastanza irrisori, che è un oscilloscopio praticamente, sono riuscito a creare un dispositivo che, posizionato dietro la schiena, gli permettesse, nel momento in cui si inclinasse troppo, quindi a un certo grado maggiore di quello che era previsto dal fisioterapista, ovviamente, perché poi queste cose si fanno in collaborazione, si fanno in equip, non si può fare da solo, riuscisse ad avere una vibrazione, una stimolazione, per cui l'utente da solo, in autonomia, riusciva a capire che era in posizione scorretta quando vibrava l'apparecchio e quindi automaticamente si riaddrizzava. Quando l'ho realizzato e l'ho visto in atto, ho pianto. Ti posso solo dire che ho pianto. Passiamo alla seconda domanda. Isabella. Volevo chiedere una domanda più che altro rivolta a loro. Per le persone considerate, diciamo, diverse, come si vive l'amore? Questo qua. Ah, però... Brava, bella domanda. Avete sentito? Ecco, chi vuole... Oh, ah. Come ti chiami? Maria Fano. Maria.
tutto bene, tutto qua, venuto. Ti piace, sei contento, sei venuto da qua. Ok, grazie. Qualcun altro che vuole rispondere alla domanda? L'amore, l'emozione, quello che poi abbiamo è la felicità e il sentimento più bello del mondo. Io sono emozionata. Allora, Roberto? Anche io! Anche io! Felicità, simpatia. Anche io ho fatto, detto lei, simpatia, felicità, parla bene, lo guaccio. Io sono bitonto. Allora Roberto, innanzitutto, sì. Secondo me l'amore è fatto di attimi, di momenti. Io che ho perso la mamma anche. È fatto di attimi e di momenti, bisogna voler bene sempre la persona, però nel momento in cui non è presente bisogna voler sempre bene. E poi l'amore è fatto anche di difficoltà, come diceva un detto latino, cogliamo tutti gli attimi che ci danno la felicità, gli attimi che ci danno l'amore, infatti io ho scritto anche le poesie da perché sto vivendo dei piccoli attimi con una mia nuova amica, perché li voglio tanto bene, è una ragazza che ha una sindrome da Down, gli voglio dare tutto il mio, la mia consapevolezza, il mio amore, tanto. Gli voglio stare vicino e proteggerla. Che risposte? Cos'è l'amore per te? Allora, l'amore per me è... Ci sono litigi fra i fidanzati, fidanzate... Confermo. Ci sono litigi. Però poi si fa pace, si fa tutto. Sentiamo Savino. Allora, per me l'amore è, non è detto che deve essere per forza fisico, perché io sono innamorato della musica, del teatro, della poesia, dello stare insieme, del condividere le cose, quindi non deve essere per forza fisico. Quello quando arriva... arriva per tutti, però ci sono anche queste cose, c'è il dover andare alle parti a divertirti, a bere con amici, quindi divertitevi così e amate quello che fate perché è bellissimo. Io vorrei rispondere a chi ha fatto questa domanda. L'amore non è soltanto di una coppia, ma soprattutto l'amore tra amici, tra familiari. Questo è amore, non è amore soltanto nella coppia. Io ne so qualcosa, perché c'è una persona che mi ha tradito, e non solo questa persona, ma anche l'amica mi ha tradito. Il vero amore non è quello che... abbiamo davanti agli occhi, il vero amore è quello che abbiamo qui oggi, che questa bella giornata, che stiamo parlando della nostra vita, quello è amore, non quello che ci inventiamo. Ma di cosa stiamo parlando? L'amore è anche attraverso gli animali, le persone,
la musica, l'arte, leggere, questo è amore, non quello che ci inventiamo nelle nostre teste, è quello che abbiamo nei nostri cuori. Approfitto un attimo, prendo un attimo la parola perché la domanda che hai fatto, come vedi, ha suscitato delle bellissime risposte, insomma, ed è un argomento su cui ci stiamo interrogando. Si parlava prima degli educatori, il ruolo che devono avere, dove devono guardare, così via, e casualmente in questo periodo ci stiamo interrogando su questo. Abbiamo fatto una formazione sull'argomento affettività e sessualità per le persone disabili, quindi quando parliamo anche di accessibilità, con Elvira un po' ci siamo confrontati su questo e un po' di interrogativi ce li stiamo ponendo, interrogativi formativi evidentemente. Con loro, come vedete, ci sono interrogativi molto concreti, molto pragmatici, insomma, ecco. E non soltanto sull'affettività, sull'amore, ma anche sulla sessualità, dove, come dire, lì facciamo più di fatica perché non siamo preparati. Non siamo preparati noi come educatori, ma anche se guardiamo un po' anche esperienze che non sono tanto italiane, ma quanto estere, cioè, come dire, si facilita un po' questi percorsi con delle figure specialistiche, insomma, che in Italia ancora non sono purtroppo riconosciute. Quindi è posto una bella domanda che pone degli interrogativi importanti, inquietanti ma affascinanti per noi. Bene, grazie Roberto. Allora ai ragazzi, sì. E ripasso la parola a Elvira al tavolo. Sì. Allora, io c'è l'assessora Rosa Barone che deve correre via e io la ringrazio per esserci dedicati tutta questa mattinata, e poi passo la parola, quindi l'impressione, diciamo, con la quale se ne va da questa sala. No, io sono contentissima di essere rimasta. Io vi ringrazio per le grandi parole, per le belle esperienze che avete detto, per la verità che avete detto, soprattutto perché, insomma, senza filtri, senza i nostri schermi, le nostre maschere, siete sicuramente molto più veri di tanti di noi. Quindi, insomma, credo che vada in qualche modo, dobbiamo noi essere a ringraziare voi per questa mattinata che ci avete dedicato, per quanto ci avete raccontato, per tutte le storie che ci avete detto, per quanto anche le testimonianze, insomma, importanti. Ringrazio ovviamente per essere stata invitata, e veramente credo che sia, tante volte prima ha detto la Francesca, no? Com'è che ha detto? L'amore oggi è qui. E così hai ragione, perché effettivamente ogni attimo della nostra vita, se fatto con amore, ha sicuramente un valore molto più importante e più pregnante, e credo che, insomma, oggi voi soprattutto più di noi avete dimostrato di saper fare le cose con amore. Quindi io ringrazio tutti voi, ringrazio gli operatori, ringrazio le famiglie, perché credo che poi, insomma, se hanno tanta voglia di parlare, tanta voglia di fare, di esprimersi, anche perché hanno sicuramente dietro tanta gente che lavora con loro, per loro e con tanto amore sicuramente. Quindi grazie tante per questa giornata. Anche Piero Rossi, un saluto veloce, e poi rimaniamo per altri 5 minuti, sì, perché scusate, ci sono altre due cose. Io devo andare via, sarò breve. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Allora, io chiederei, guardate, ho chiesto a Michele di parlare per ultimo per breve tempo. Ti metto. Ciao Rosa, grazie. Aspetta. Attivato, okay. Perché è anche importante la testimonianza di Michele. Lui fa parte della struttura regionale, è un dipendente. Allora, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio Elvira per l'invito, ringrazio l'assessora al welfare Rosa Barone, i due garanti, e io sono qui oggi a portarvi i saluti della consigliera delegata alle politiche culturali, Regione Puglia, Grazia Di Bari. Rappresento anche il Dipartimento Turismo e Cultura di cui faccio parte, e porto i saluti anche del direttore Aldo Patruno, che oggi per impegni istituzionali non possono essere qui con noi. Che dire, sono molto commosso, abbiamo toccato dei temi veramente importanti. Mi piacerebbe soffermarmi sulle ultime parole che ho sentito, dove si è parlato di amore, l'amore che non è solo, non intendiamo solo amore di coppia quando parliamo di amore,
e l'amore non solo fisico. Benissimo, e abbiamo toccato uno dei temi più complessi che stiamo affrontando in regione grazie agli strumenti della Commissione Europea, ovvero stiamo parlando inconsapevolmente, ma avete parlato di welfare culturale. Perché che cosa stiamo facendo? Ascoltare, c'è qualcuno ha detto che quando va a teatro o ascolta musica sta bene, e questo significa welfare culturale, quindi promuovere il benessere attraverso le arti performative, attraverso le arti figurative, attraverso la musica, lo spettacolo dal vivo. Quindi il nostro paese, che è un paese sicuramente dal patrimonio culturale immateriale, dal valore inestimabile, proprio per questo dobbiamo puntare ancora di più il focus su questo tema fondamentale del welfare culturale. La disabilità, l'abbiamo sottolineato oggi più volte, non è solo fisica, è sensitiva, cognitiva, autistica, e proprio per questo dobbiamo rendere il nostro mondo sempre più inclusivo. Anche a me piace, come ha detto poco fa Beppe Rossini, il mio maestro tra l'altro, che saluto e ringrazio, e dobbiamo rendere il nostro mondo più inclusivo. Che cosa fa? Mi piace soffermarmi, sarò breve, ma devo farlo, perché non possiamo non fare riferimento all'Agenda 2030. Quindi il welfare culturale, la cultura, viene riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come promotore, si fa promotore di che cosa? Del benessere e della salute. Quindi attraverso la cultura, parliamo di rigenerazione della cultura e cultura della rigenerazione. E ringrazio Elvira, perché io non ero a conoscenza di questo progetto, che veramente mi ha portato a fare non delle conclusioni, perché noi vorremmo iniziare da adesso, quindi vorremmo continuare questo percorso che è stato... che abbiamo intrapreso. Questo lo possiamo fare soltanto se lavoriamo, come si suol dire, a braccetto, quindi non pensare più agli assessorati come a sé stanti, ma la cultura può lavorare e deve lavorare insieme al welfare. Quindi porto la mia esperienza, io lavoro in regione, mi occupo di monitoraggio e controlli di primo livello e sono referente per il welfare culturale e turistico. Chi l'avrebbe mai detto? Sì. E quindi dobbiamo soffermarci sull'importanza delle nostre capacità, di quello che possiamo fare, e noi in quanto Regione Puglia cercheremo di dobbiamo rendere fruibili tutti quei contenitori che abbiamo finanziato con i vecchi finanziamenti e con i nuovi che verranno. Grazie a tutti e a tutti per l'attenzione. Allora, io aggiungo questo, Michele, che dobbiamo, sicuramente gli assessorati devono lavorare a braccetto, però devono lavorare anche tutte quante le altre istituzioni, ma bisogna che le comunità lavorino a braccetto, quindi anche gli attori del sociale, gli attori della cultura, le scuole. Sì, infatti, collaborazione pubblico-privato. Ci aspetta veramente un grande lavoro per rendere la nostra regione, a partire dalla nostra regione. Guardate, ragazzi, questo progetto, quando la prima volta io ho parlato, ho detto che avremmo pubblicato libri accessibili, io ero una città del Nord e tutti hanno detto finalmente una città, una casa editrice del Sud che si mette a fare libri accessibili. Poi noi siamo andati molto avanti al Nord perché addirittura ci siamo inventati tutto un progetto, e credo che questo sia molto importante, cioè fare delle sperimentazioni a partire da noi. Giuseppe, tu hai fatto in modo, quando io ti ho parlato di questa cosa, che si attivassero gli uffici dei due garanti per portarci qui. Hai vissuto questa esperienza con noi in questi giorni, come l'hanno vissuta anche alcuni dipendenti, funzionari della regione. Scusateci se vi abbiamo invaso, però grazie per averci ospitato. Quindi io lascio a te le parole finali, dicendo ai ragazzi che possono ancora fermarsi. Guardate, poi potete
avvicinarvi, perché capisco che, possa, che è inibente anche fare delle domande stando dal posto. Ci sono Giovanni, c'è Savino, ci sono gli altri che avete già ascoltato, ma ci sono i libri. Quindi creiamo questo, abbattiamo quel, andiamo oltre quel muro, potete venire da questa parte, sfogliare anche i libri. C'è Roberto, c'è Martina, c'è Anna Pia, ci siamo. C'è Michela, insomma, per avviciniamo, accorciamo un po' le distanze. Quindi dopo il saluto, la conclusione di Giuseppe, possiamo alzarci e invadere questo spazio. Io intanto devo ringraziare la Meridiana, devo ringraziare Elvira, perché in questa settimana ho scoperto un sacco di cose. Ho scoperto che non si può non comunicare. E non si può non comunicare perché veramente a volte noi che per primi dobbiamo a volte prendere delle decisioni, pensare dei progetti, pensiamo a un solo modo di fare le cose, come se non ci fossero altri miliardi modi di guardare quello che ci circonda. E ho visto comunicare attraverso la pressione sul palmo della mano, ho visto che esistono tanti codici di linguaggio, ho scoperto delle cose che veramente non potevo neanche immaginare. E il fatto che prima, quando si parlasse di amore, improvvisamente tutti avevano voglia di parlare, ci dice che probabilmente quando stiamo sul desiderio, che poi è anche il compito della scuola, quello di stare sui desideri dei ragazzi e delle ragazze, forse siamo più in grado di sciogliere certi limiti che non sono le barriere architettoniche, sono quelle barriere che hanno a che fare con l'incapacità di entrare in relazione. E ora, credo che Lettoria alla pari, al di là dell'essere un momento di editoria, e soprattutto capacità con le comunità, perché gira per la Puglia, non solo per la Puglia, di lavorare sui legami tra le persone, quindi avvicinare le persone e far comprendere che forse la fragilità è un qualcosa che riguarda tutti e che serve a facilitare il contatto tra le persone. E anche un'altra cosa, oggi ho sentito tante narrazioni molto belle. Credo che un'altra cosa che forse dobbiamo sfatare è il mito dei talenti a tutti i costi, cioè il fatto che anche tanti esempi che abbiamo di atleti nel mondo dello sport, le paraolimpiadi, atleti paraolimpici, non c'è bisogno di essere un talento assoluto per poter emergere e dover in qualche modo avere spazio e visibilità all'interno di una comunità. È proprio la capacità di poter esprimere quello che si ha che è sufficiente a potersi riconoscere, ed è lo sforzo che dobbiamo fare noi nel riconoscere l'altra persona. Quindi grazie a voi, e vabbè, continuiamolo questo lavoro.